Ok, buonasera a tutti, io mi chiamo Bruno, penso che ci conosciamo tutti quanti, faccio parte della promo di Soveria Mannelli e nonché dell'ARCAT, Associazione Club Alcolisti in Trattamento Regione Calabria. Grazie di essere venuti tutti quanti. Prima di iniziare, anche se i ringraziamenti li farò diciamo all'ultimo, ma voglio ringraziare innanzitutto la Proloco di Soveria Mannelli, il presidente Antonio Ferrante, che hanno permesso che questo progetto possa avere un buon fine. Poi ringrazio due persone che oggi non sono potute venire, come la presidente dell'ARCAT Regione Calabria, Donatella Pelaia, e il dottore Franco Montesano, che è il direttore del CERT di Soverato. E niente, possiamo. Il convegno si intitola Prevenire oggi per stare meglio domani, riflessione su uso e abuso di alcol. Daranno il contributo dottore Battaglia, il contributo del dottor Esposito, il capitano dei carabinieri, il comandante e capitano del Piazzo, scusate che sono un po' emozionato, e la dottoressa Mazza. Poi alla fine dei loro interventi, chi vuole contribuire con qualche riflessione, qualche domanda, qualche intervento, noi saremo ben lieti di ascoltarvi. Allora, iniziamo subito con il capitano Domenico De Biasio, comandante dei compagnie dei carabinieri Soveria Mannelli, che ci parlerà l'uso di alcol e la guida, le varie conseguenze e sanzioni. Prego la parola al comandante. Buongiorno a tutti, sono il capitano Domenico De Biasio, comandante della compagnia di Soveria Mannelli. Quest'oggi, per l'argomento che mi è stato chiesto di affrontare, uso e abuso di alcol, conseguenze e sanzioni, sarà in particolare incentrato su quelle che sono le sanzioni previste dal codice della strada e appunto cosa succede quando si viene beccati in stato di ebbrezza alla guida di un qualsiasi automezzo, di un qualsiasi mezzo di motore. Adesso mi avvalgo della presentazione in PowerPoint che costituisce una parte di quello che già io ho proiettato ai ragazzi delle scuole elementari e medie e superiori, vedo qua qualche componente della grafica. Perché? Perché è un argomento che io tratto con frequenza in occasione di ogni anno scolastico e che lo ritengo uno dei più attuali e abbastanza anche, se vogliamo usare questo termine, più preoccupanti. Perché? Perché devo dire che da inizio anno ad oggi, 29 maggio 2015, la compagnia di Soveria Mannelli, negli 11 comuni di competenza territoriale, ha registrato ben la denuncia di 25 persone, sia di età adulta che giovanissimi, che si sono messi alla guida in condizioni di, evidentemente, di ebbrezza alcolica, con tassi diversi, adesso vedremo, di alcolemia, però in condizioni assolute di ubriachezza, quindi una denuncia vera e propria, quindi a livello penale. Questo deve far capire che poi in realtà non è un argomento così astratto di cui oggi vogliamo parlare, scusate le spalle, però mi trovo costretto data l'unica possibilità che ho per mandare avanti la presentazione, che adesso tra l'altro si è bloccata e quindi chiedo anche ausilio di che non va avanti. Allora, proviamo di nuovo. Dicevo, un argomento molto sentito,
purtroppo abbiamo registrato, abbiamo denunciato queste 25 persone di età adulta e età giovanile per stato di ubriachezza. L'ultimo, devo dire la verità, classe 95, quindi voglio dire appena ventenne, ancora no, ancora non aveva compiuto 20 anni. Quindi questo deve far capire che in realtà tra i giovani è molto diffuso il fenomeno, viene visto anche un po' sotto gamba, c'è una sottostima di quelli che sono i rischi sia a livello medico, a livello proprio fisico, che a livello proprio di conseguenze, quello che può determinare la guida in queste condizioni. Sentiamo spesso parlare di stragi del sabato sera, stragi dovute a comportamenti, eccesso di velocità e a un mix di assunzioni di alcol e di sostanze stupefacenti. Ecco che la prevenzione su strada è quanto mai indispensabile. I dati ci dicono che effettivamente il numero degli incidenti negli ultimi anni, incidenti mortali, è diminuito, quindi il numero dei morti è costantemente calato di anno in anno. Se guardiamo la presentazione, adesso quando la sistemeranno, vediamo che dal 2001, dai 7.000 morti in incidenti stradali in Italia nel 2001, si è arrivati a 3.003 nello scorso anno 2014. Comunque una riduzione significativa, ma in ogni caso il numero è ancora abbastanza alto. Ecco qui, è partita la presentazione. È partita e si è bloccato il fuoco. È forse un sistema operativo. Testo io, così dopo il prossimo relatore magari non incorre nella stessa situazione. Ah, bisogna fare così ogni volta. Quindi tasto destro, successiva. Ok, vediamo che c'è stata una riduzione costante nel numero degli incidenti stradali mortali dall'anno 2001 all'anno 2013, vediamo che c'è un meno 52%. Questo sicuramente anche è da imputare una maggiore consapevolezza, una maggiore cultura della prevenzione che c'è oggi in Italia per quanto riguarda questo tema abbastanza importante. Bisogna fare ancora di più perché, ripeto, l'anno scorso si sono registrati 3.000 morti, sono ancora alti, e molti di questi morti sono compresi nella fascia giovanile. Ok, posso anche fare almeno a questo punto la presentazione perché dà problemi. Oggi ho portato qui anche degli strumenti diabolici, per così dire, un precursore e un etilometro. Adesso vi farà vedere anche l'appuntato Zanni e l'appuntato Ippolito in servizio all'aliquota radiomobile della compagnia di Soteria Mannelli, quindi in prevenzione H24 sul territorio. Sì, magari se gira lei fa cortesia, vi faranno vedere un po' come funzionano, quindi cosa succede all'atto del controllo su strada. Vediamo che, come dicevo prima, la prevenzione, c'è tanto bisogno di prevenzione. Se vedete la fascia di età tra i 20 anni e i 30, il totale delle persone comunque vittime degli incidenti stradali tra maschi e femmine, nella fascia di età maggiore è proprio tra i 20 e i 24 anni, dove si registrano un certo numero di morti superiore a quelle delle altre fasce di età. Vai avanti. Questo perché? Per varie cause, non abbiamo vittime solamente per l'uso di sostanze alcoliche, però ecco che l'uso e consumo di bevande alcoliche ha la sua parte. Vediamo che addirittura nella fascia di età tra i 18 e i 24 anni, se si fa il confronto tra il 2003 e il 2013, sono aumentati i consumatori di alcol in modo occasionale, cioè coloro che
magari una sera, nel weekend, si lasciano andare qualche bicchiere di troppo per puro svago, per puro divertimento, per poi, ragazzi, per stare in compagnia e divertirsi un po', senza poi sapere fino in fondo a cosa vanno incontro, ripeto, sia a livello fisico, questa è una parte che poi tratteranno autorevoli relatori dopo di me, sia a livello proprio sanzionatorio di codice della strada, con sanzioni anche di tipo penale, a cui vanno incontro. Avanti. Cosa succede quando si beve e quando ci si mette alla guida? Allora, come vedete, questo grafico, abbastanza chiaro, ci indica che cosa il rischio di incidente, la curva del rischio di incidente, come si impenna a seconda del livello di alcolemia nel sangue. Quindi, a seconda del grado di alcol, della quantità di alcol che viene assunta, il rischio di incidente si innalza fino a 25 volte, nel caso dell'1,5, che è la sanzione, poi è il livello dove scattano le sanzioni penali massime, fino a 25 volte in più di provocare un incidente, di rimanere coinvolti in un incidente stradale. Partendo dallo 0,5, che per il nostro ordinamento è il limite minimo, oltre il quale poi scattano le sanzioni di tipo amministrativo e via via di tipo penale. Andiamo avanti. Purtroppo c'erano dei grafici, ma anche carini da mostrare, però ho visto che è disatta, perché probabilmente una versione di PowerPoint diversa tra quella che ho realizzato io e quella presente sul computer. Quali sono le sanzioni previste? Io ripeto, ragazzi, quando tratto questo argomento, la parte delle conseguenze sanzionatorie la metto sempre per ultimo, perché cerco prima di far capire loro quelli che sono i danni a livello fisico, quindi quello che può comportare l'uso costante, abituale, l'abuso di questo tipo di sostanze per la propria salute, cercando poi anche di fare prevenzione mostrando loro quelle che sono le conseguenze, perché a volte, devo dire la verità, qualcuno è più interessato a quelle che sono le conseguenze che non ha altro, che non appunto alla propria stessa salute. Molti, sia nei licei, sia nel liceo, l'istituto agrario, in altri istituti della zona, mi chiedono: ma che succede se bevo di più? Che succede? Che cosa mi fate? Che qua non posso più guidare la macchina? Che fate, la patente, me la stracciate, me la ritirate, me la sospendete, io ho bisogno di guidare. Quindi la cosa più importante è proprio questa. Non pensano invece a quelli che sono i danni a livello fisico, che secondo me sicuramente sono molto più importanti. Andiamo avanti? Ah, va bene, qui. Ecco che il limite legale per il nostro codice della strada è lo 0,5. 0,5. Superato lo 0,5, quindi tra 0,5 e 0,8 scattano le prime sanzioni, che sono solo di tipo amministrativo, non so se da qui vedete, solo di tipo amministrativo, però ecco che c'è un'ammenda, una sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Superato lo 0,8 e fino al tasso di 1,5, ecco che la sanzione è penale, cioè abbiamo, come potete anche leggere dalla slide, l'arresto. Prevista anche la sanzione dell'arresto fino a 6 mesi, se superiamo lo 0,8 fino all'1,5. Superato l'1,5, addirittura abbiamo l'arresto da 6 mesi ad un anno e la sospensione della patente da 1 a 2 anni. Questa, sulla sospensione della patente, diciamo, è la sanzione, tra virgolette, più sentita in chi subisce l'effetto sanzionatorio, perché è chiaro, non poter guidare e condurre un'autovettura per da 1 a 2 anni è insomma una cosa che dà sicuramente un effetto molto, a livello preventivo, repressivo, molto forte. C'è però da dire che è prevista anche una pena abbastanza da 6 mesi ad un anno, quindi a tutti gli effetti un reato,
quindi chi si mette in alla guida in queste condizioni commette un reato a tutti gli effetti. Avanti. Cosa succede? Altra domanda che fanno gli utenti della strada, anche gli operatori che sono lì ad effettuare la misurazione: cosa succede se qualcuno si rifiuta? Anche questa volta capita, c'è qualcuno che magari dietro l'invito ad effettuare la prova con l'etilometro si rifiuta esplicitamente perché comunque ha paura, ha timore che possa essere svelato quello del livello di alcolemia effettivo quindi del proprio sangue, per riscontrare quello che è il livello di alcol nel sangue. Che succede? Il nostro codice della strada ci dice che in realtà non è consigliabile rifiutarsi al accertamento con l'etilometro, perché chi si rifiuta risponde delle stesse pene previste per il tasso alcolemico più alto possibile, quindi superiore a 1,5, con tutte le pene che ne conseguono, quindi con l'arresto da 6 mesi a un anno e una sospensione della patente da 1 a 2 anni. Quindi per il nostro ordinamento, chi si rifiuta di sottoporsi al test è come se avesse bevuto e superato anche l'1,5 di tasso alcolemico. Quindi, in fin dei conti, conviene sempre sottoporsi ed evitare appunto di essere sanzionati con la pena massima. Questo perché ovviamente se tutti quanti avessero la facoltà di rifiutarsi, magari quello che sa di aver bevuto si rifiuterebbe senza nessun tipo di problema. Avanti. Questi limiti che abbiamo visto sono ulteriormente, siamo avanti con la presentazione, questi limiti che abbiamo visto dello 0,5 per gli adulti, per i più giovani è praticamente azzerato. Che significa? Che coloro che hanno meno di 21 anni o i neopatentati fino a 3 anni dal conseguimento della patente di guida non hanno la possibilità di bere nemmeno un bicchierino di qualsiasi alcolico, perché il limite per i giovanissimi, per i neopatentati e per coloro che hanno meno di 21 anni è pari a zero. Quindi superato lo zero scattano le prime sanzioni amministrative. È il caso ad esempio di questo ragazzo ventenne che abbiamo fermato, che aveva un tasso superiore, e le sanzioni scattano subito il superamento proprio del limite previsto. Avanti. Ecco quindi che il tasso alcolemico deve essere sicuramente pari a zero, non superiore, perché scattano le prime pene. Avanti ancora. Va bene, l'ultima non è possibile visualizzarla. Mi scuso per il problema, però evidentemente c'è qualche proprio problema al computer. Quindi è chiaro che le conseguenze che vi ho illustrato poco fa sono abbastanza severe. È giusto che siano così, secondo me, perché comunque adesso si sta discutendo anche l'introduzione del reato di omicidio stradale e tutto il resto, che comunque di vittime, soprattutto giovani sulla strada, in Italia ce ne sono ancora parecchie. Questo è dovuto sicuramente a una scarsa sensibilità, a una considerazione non proprio responsabile di quelle che sono le conseguenze di chi assume sostanze alcoliche e si mette alla guida. Chi si mette sostanze alcoliche è chiaro che tende a sottostimare il rischio che appunto deriva dalla circolazione stradale di un mezzo, tende a sentirsi, diciamo, sempre pronto e sempre in grado di poter comunque guidare senza nessun tipo di problema. Tante volte chi viene fermato, mi è capitato personalmente di fermare qualcuno con un tasso alcolemico non solo superiore a 1,5, superiore anche a 2, era quasi ai limiti del coma etilico. Una volta fermato pensava anzi di essere perfettamente lucido, era convinto di poter proseguire la marcia come se la cosa fosse dovuta più a una, non lo so, ad un etilometro non perfettamente revisionato d'altro. Si tende sempre poi, al di là delle giustificazioni che vengono addotte quando viene fermato qualcuno, sempre colpa di qualcosa,
c'è proprio una sottostima del rischio e un aumento di quelle che sono le proprie capacità alla guida, con un rischio, come potete ben capire, molto alto per tutti gli utenti della strada, non solo per se stesso, ma anche per gli altri utenti che magari si trovano a questa persona sulla propria strada e quindi con rischi evidenti di incidenti anche mortali. Io volevo farvi adesso illustrare brevemente come funzionano questi strumenti diabolici, per così dire, in uso all'aliquota radiomobile, cosa succede praticamente all'atto di un controllo, quando con la paletta qualcuno, magari affidandosi a qualche divinità, viene sottoposto a questo controllo e parte il primo invito. Volontario. Diciamo anche una cosa un po' pratica, se mi consentite, se è possibile farla, una cosa. Sono perfetto come volontario. Andate a fuori. L'importante è che non è così più. Ha bevuto o il tasso alcolemico già incomincia a risultare. Poi da questo si passa al controllo definitivo, che non è altro che viene effettuato con un dispositivo chiamato alcol test, che in poche parole questo qua stabilisce l'effettiva tasso alcolemico della persona, quello normale. Allora, adesso noi partiamo direttamente con il precursore, che in poche parole stabiliamo se uno il primo controllo, stabiliamo se uno ha bevuto oppure no. Un attimino soltanto. Allora si procede con il soffio costante e continuo in parole dello stomaco. In poche parole qui ci sono delle luci. Adesso sta facendo il controllo. Allora, in poche parole, il signore risulta che non ha bevuto, è verde. Già il controllo, se incomincia ad essere verde-arancione, già è soggetto al controllo della guida. Se poi è rosso, si procede direttamente al controllo dell'etilometro. Facciamo vedere l'etilometro come funziona. In poche parole, si effettua un lavaggio, perché questo ha un sistema all'interno che ha dei filtri che in poche parole garantiscono il corretto funzionamento della parte. Allora si effettua un soffio costante e continuo. E continua fino a quando lo strumento ci segnala la fine. Thank you.
che diciamo l'esposizione sia stata abbastanza chiara. Vengono fatte due misurazioni, questa è la prima, la successiva distanza di 5 minuti, almeno 5 minuti dalla prima, e la più bassa tra le due viene presa come parametro di riferimento poi per l'eventuale sanzione o comunque la possibilità di guidare senza problemi. Io ho finito, quindi. Esiste la facoltà di chiedere direttamente la determinazione analitica sul sangue invece di fare il test? Sì, c'è la possibilità, ovviamente richiede più tempo perché bisogna andare in ospedale, quindi aspettare lì. Ma diciamo questa non è sanzionata. Comunque venga fatto l'accertamento in quel momento, quindi non è una cosa che può essere rimandata. No, ma tutto le informazioni, cioè tipo il culo che non vuole sottoporsi, ma se sottopone comunque alla determinazione analitica, all'immunizzazione, ovviamente se vuole sottoporsi positivo. Ovviamente se poi dovesse risultare positivo, ne risponderà. Però ecco, la cosa viene fatta immediatamente, perché poi non deve essere un pretesto per magari per allungare i tempi. Quindi è importante che venga fatto come intervento. Va bene, vi ringrazio dell'attenzione. Le domande magari poi se c'è.